Questa è domenica all'alba praticamente, gli attacchi, no, sabato. Allora, mi stavi dicendo una cosa, no, che avete dormito pochissimo ultimamente, punto primo, che quasi sempre gli attacchi arrivano all'alba e dall'altra parte mi dicevi anche che è cambiato il clima, anche con nei nostri confronti, nei confronti di nuovi giornalisti, la tensione si è alzata alle stelle improvvisamente. Sì, eh, da un lato c'è il fatto che eh, credo che anche gli ucraini si fossero convinti a un certo punto che Odessa fosse intoccabile e che bene o male la situazione sul Fronte Sud fosse cristallizzata. I russi hanno Kherson, noi abbiamo Mikolaev, si combatte lungo la vecchia linea di frontiera tra le due regioni e per il momento rimaniamo così. Questa convinzione però è stata smentita dai fatti, ovvero dalla, soprattutto dalla, dalla vicenda dell'attacco di domenica mattina, che ha dimostrato che non è vero che Odessa è intoccabile. Punto primo. Punto secondo, eh, la grande eh, macchina informativa e mediatica che eh, ha spalleggiato gli ucraini in questa guerra, che ha giocato molto a favore del del morale delle truppe ucraine e della popolazione ucraina ehm, dopo 40 giorni non si è rotta ma inizia a avere i primi intoppi soprattutto fuori dall'Ucraina e questo eh, i vari addetti stampa dell'esercito probabilmente anche il, il ministero. Il famoso press officer, come dicevi sempre, che andavi a fare le cose, perché sono un presidente, e mi diceva, aspetto il press officer, ma ha detto che posso stare qua, perché ci insimbiosi a un certo punto con quelli lì. E più o meno, perché in realtà come in tutti i contesti, ovviamente eh, l'addetto ufficiale è quello che ti fa vedere meno cose e quindi devi, devi fuggire un po' da se, se vuoi veramente raccontare ciò che sta succedendo devi prendere con le pinze quello che ti dicono ovviamente e poi devi muoverti autonomamente perché altrimenti fai il giornalista che va lì, riprendo le trincee mi hanno detto che posso riprendere le trincee adesso torno, Odessa si sta difendendo non è così non è assolutamente così. E Questo vale anche per, rispetto alle immagini che mostravamo in uh, pochi secondi fa, ovvero di Odessa la mattina. Eh, lì uh, eravamo uh, inizialmente c'erano quasi più giornalisti che, che civili, e pochi, però c'erano. Uh, io ho avuto l'impressione che eh, gli odessiti, soprattutto le forze di sicurezza odessite, fossero state prese alla sprovvista e che quindi una presenza così grande di uh, stampa li avesse veramente in qualche modo spaventati, spaventati dicendo adesso cosa diranno di noi. E... E questa consapevolezza eh, è diventata um, tangibile nel momento in cui si sono intensificati i controlli, si sono intensificate le domande e eh, quella, quella sensazione che eh, ci trasmettevano all'inizio, ma noi lavoriamo eh, per la stessa causa, andiamo nella stessa direzione, si è un po', eh, si è un po spezzata, ecco. Allora, vedo che ci sta...